Shalom. 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 Eccoci qua, vai. Con la lezione. Vai. E prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, il potere e l'adorazione al Padre. Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai Ba'ashem Ukakudash. I nostri doppi onori agli anziani e apostoli della Great Mission GMS Shalom. Per averci insegnato questa verità e per il loro ministero al servizio di Yahawah Yahawah Shai. E salutiamo gli eletti della casa di Israele che appartengono alle 12 tribù di Israele, che sono dispersi in tutti i punti della terra, che predicano questa parola in sincerità e in verità e che vivono e soffrono per la predicazione del Vangelo. Shalom a Yachiam e alle Akwat che ascoltano e mettono in pratica la verità e che servono il Padre Onnipotente Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai. Ok, siamo qua un altro giorno per le vie, per le strade, per portare la parola di verità, per predicare il Vangelo della verità. E siamo nella Ruach HaKodesh, nello spirito post giorno dell'espiazione. Due giorni fa è stato il giorno dell'espiazione, il giorno dove siamo stati... dove abbiamo celebrato una festività solenne, la legge di Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, era il decimo giorno del settimo mese, che per il popolo di Israele, per il vero popolo di Israele, così chiamati negri, latini, taino, indios e nativi indiani d'America, è il giorno dove noi umiliamo le nostre anime, umiliamo il nostro spirito, la nostra carne, affinché possiamo unirci a Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai mediante il nostro sacrificio. Un sacrificio vivo, un sacrificio solenne di fedeltà e ricordando le leggi, che ricordando e tenendoci vicini alla legge, alla parola che Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai ci ha lasciato, l'eredità, la Sacra Scrittura, la Bibbia, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. E sopra questo spirito oggi veniamo a portare questa parola di verità per le strade e possiamo iniziare con una scrittura dal libro dei Salmi. Questo è Salmi capitolo 32 versetto 1, che dice: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, a cui il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai non imputa l'iniquità e il cui spirito non c'è inganno. Can. Beato all'uomo a cui il Padre non imputa l'iniquità. Se dobbiamo dire la verità, ognuno di noi abbiamo peccato, ok? Siamo nati nel peccato. Come dice il libro di Giosuè, prendi il libro di Giosuè per piacere, capitolo 24. Siamo nati tutti in iniquità, come Abramo, il nostro patriarca, ok? E abbiamo bisogno di essere puliti per poi tornare alle ordinanze giuste come il Padre ha stabilito sin dall'inizio, ok? E chi saranno quelli che saranno perdonati? Coloro che con umiltà, con sincerità cercano il Padre con il timore e tornano essendo umili. Ok, cosa dice capitolo 24? Perfetto. Dal secondo versetto mi sa. Questo è Giosuè capitolo 24. Vai. Capitolo 24 versetto 2. Così parla Giosuè, disse a tutto il popolo: così parla il Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, il potere di Israele. I vostri padri, come Terah, padre di Abramo e padre di Noar, abitarono anticamente là al di là del fiume e servirono gli altri dei. Can. Ed è la stessa cosa che è successo. Siamo nati. I need to be like this a little bit. No, ma Esme ha ragione. Sì. Veramente, come ti ho detto io, se prendiamo. Cioè si ha. No, ho capito. Prendere un po' più. Can. Allora deve essere più. Cioè, testi tipo così. Tipo noto. Perfetto. Tanto la gente la prende lo stesso, capito? Dunque, vuoi ripetere quel versetto che hai letto? Piacere.
questo è Giosuè capitolo 24 versetto 2 che dice: Giosuè disse a tutto il popolo, così parla il Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai, il potere di Israele, i vostri padri come Terah, padre di Abramo e padre di Noah, Naor, abitarono anticamente al di là del fiume e servirono gli altri dei. Ed è quello che sta succedendo al giorno d'oggi, okay? Perché ci nasciamo in questo regno che i nostri genitori sono ignoranti, ok? Non conoscono la verità, hanno seguito sempre le tradizioni dei loro antenati, ok? E questi sono stati sviati, andavano a servire altri dei. E non vai a servire altri dei perché ti dicono che questi dei non sono i tuoi dei, ok? Andiamo a servire altri dei dall'ignoranza. Ecco perché bisogna fare domande, bisogna chiedere, ok? Bisogna studiare. Bisogna studiare, come dice il libro di Secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 16. Studia per essere approvato davanti a Dio, ok? Non sappiamo che coloro che il mondo chiama Gesù, ok? Colui che il mondo chiama Gesù, sua immagine non è quell'immagine che è scritto nella scrittura, ok? C'è scritto, vuoi leggere per piacere il libro di Apocalisse capitolo 2, versetto 13 a 15? Perché siamo stati ingannati da coloro che stanno governando questo mondo in iniquità e cattiveria. Il Padre sta tornando, dobbiamo decidere ora e sapere da che parte stiamo. Dobbiamo decidere ora e sapere chi è il vero creatore di tutto, ok? E venire fuori dagli inganni mondani, ok? Venire fuori dalle menzogne che hanno stabilito sin dall'inizio. Vai, leggi. Prendo prima un precetto che si trova in Ezechiele, capitolo 20, al versetto 18. Vai. Ma dissi ai loro figli nel deserto: non camminate secondo i precetti dei vostri padri e non osservate le loro prescrizioni. Non vi contaminate mediante i loro idoli. E come stava dicendo il fratello di Yaraya, gli idoli che ci hanno presentato i nostri padri nell'ignoranza, che l'ignoranza nelle scritture è chiamata tenebre, l'ignoranza che ci hanno trasmesso i nostri padri sono gli idoli che ci hanno trasmesso le chiese, perché noi crediamo nel Dio della Bibbia, nel Figlio dell'Altissimo che è il Dio della Bibbia, e il Figlio dell'Altissimo, il nostro Salvatore, che è nato in Israele e il suo nome è un nome israelita ebraico, e il suo nome è Yahawah Shai, che significa colui che salva, è il Salvatore, ad oggi il potere, chi governa oggi il mondo, perché noi sappiamo, come dice il libro di Giobbe capitolo 9 versetto 24, la terra è data in balia dei malvagi, ad oggi governano i malvagi questo mondo, e i malvagi vi hanno dato il loro Dio, hanno preso il loro Dio, quale nella divinità greca era Serapis Christus, e l'hanno cambiato, loro sono degli impostori, il diavolo significa ingannatore, scusami, adesso te lo do subito. Il diavolo è l'ingannatore, e come ci hanno ingannato? Ci hanno ingannato prendendo il loro idolo e mettendolo a posto del vero Figlio dell'Altissimo, quale Yahawah Shai, che nella Bibbia, come ha detto prima il fratello, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 13, 14, 15, il Signore è descritto di colore scuro, con capelli bianchi come lana. Quindi l'idolo che ci hanno portato oggi, il Gesù Cristo che le chiese ci hanno presentato oggi con l'immagine del figlio di Papa Alessandro VI, quale Cesare Borgia, è un inganno che ci contamina, perché se noi non conosciamo chi è il nostro vero Salvatore, come facciamo noi a chiamarlo? Vai a... Questo è il libro di Giobbe, capitolo 9, versetto 24. La terra è data in mano all'empio, il quale copre la faccia del giudice di essa. Ora, se il Dio non fa questo, chi è lì, dunque? La terra è data in mano ai malvagi. Siamo d'accordo che oggi governano i malvagi, governano i diavoli di questa terra. Diavolo dal greco significa diablos, ingannatore, ok? Il diavolo che vi ha insegnato la Chiesa, quello rosso con le corna, con la mazza in mano, non esiste. Non esiste, nella Bibbia non parla di quello. Il nostro Signore, Yahawah Shai, quando ci parla di diavoli, ci parla di uomini. Infatti quando parlava anche di Giuda Iscariota, disse c'è un diavolo tra di noi, perché diceva che Giuda era un ingannatore. Quindi, come ha detto il fratello, come ha letto in Giobbe, capitolo 9, 24, questo diavolo cosa fa? Copre la faccia dei veri giudici, ingannano, hanno coperto la verità,
hanno coperto la verità del figlio dell'Altissimo, quale il suo nome Yahweh Shai, e come ci dice la scrittura, non c'è un altro nome sotto il cielo, sotto il sole, nel cui noi possiamo chiamare la salvezza, ok? E quindi noi siamo qua ad, a testimoniare di questo, perché come ci dice... Un attimo, che prendo questo precetto. Questo è Vangelo di Giovanni. Sì, te lo tienilo lì, adesso prendiamo il tempo. Questo è Giovanni capitolo 15, versetto 26, che dice: ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che precede dal Padre, egli testimonierà di me, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. E noi, attraverso la Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo, portiamo testimonianza del nostro Signore, portiamo testimonianza del Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia, è il suo nome è Yahweh, il Signore, l'Altissimo, il Creatore. Non si chiama Dio, non si chiama Geova, non si chiama Yahweh, non nessuno di questi nomi. Anzi, come diceva il fratello, anche i malvagi, ogni popolo c'ha un Dio, ok? E noi che ci dichiariamo dei cristiani siamo molto ipocriti, perché chiamiamo Dio, non sappiamo il nome del nostro Dio. Come fai a essere un seguitore di Dio e non conosci il suo nome? E questi nomi, come diceva il fratello, sono nomi che hanno portato durante il tempo di Rinascimento. Il Dio è il Dio degli ebrei, aveva un nome ebraico che ha dato a Mosè, ok? E loro hanno trasvestito il diavolo come Dio, come dice il libro di Secondo Corinzi, capitolo 11, versetto 14, dice: e non è meraviglia, perciò che Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Dobbiamo fare attenzione e venire fuori da queste menzogne, conoscere il potere vero che ha guidato i figli di Israele, ok, fuori dalla schiavitù, di cui il Padre sta tornando di lo stesso, ok, a tirarci fuori da questa schiavitù, di questo mondo che stiamo vivendo oggi, ok? Vai. Quindi se a noi ci chiedono perché venite fuori e venite a portare la vostra verità, perché venite fuori ad insegnare la Bibbia? Perché noi veniamo a rendere testimonianza del vero e unico Salvatore, l'unico e vero Figlio dell'Altissimo, ok? Questo è il libro di Isaia, capitolo 58, versetto 1. Grida con la gola, non attenerti, alza la tua voce e guisa di tromba, e dichiara al popolo i suoi misfatti e dalla casa di Giacobbe i suoi peccati. Ecco perché siamo qui, ok? Lo Spirito del Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai è su di noi, e noi dobbiamo fare questo: informare il popolo che sta arrivando una distruzione. Dovete venire fuori dalle menzogne, dovete venire fuori da queste filosofie che non portano a nessuna vita. La stessa cosa è accaduta durante il tempo di Noè, quando diceva a tutti che arrivava il diluvio, nessuno credeva, ognuno andava per cavoli suoi, sino... Com'è? Fino al momento che è arrivato il diluvio, ok? Perciò noi siamo qui ad informare il popolo di Israele che sta arrivando una distruzione. Il Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai distruggerà questo regno, perché è un regno costruito sulla malvagità, ok? È un regno costruito su tutte le cose contrarie ai leggi e statuti che ha scritto. Vai. Siamo in questo spirito. Spirito di verità e spirito di profezia, come ci dice la scrittura, non abbiamo nessun potere contro la verità, ma per la verità. Veniamo a portare la verità. Adesso, se l'accettate cruda com'è, bene, se non l'accettate, come ci dice il libro di Isaia, capitolo 30, versetto 10, volete che vi raccontino illusioni? Ascoltatevi le favole e le illusioni che vi hanno raccontato le religioni e le chiese, dove vi dice che c'è un Dio che vi ama e che tutto vi è concesso, che suo figlio si è sacrificato per i nostri peccati e quindi siete lavati. E noi siamo qua a portare questa verità, perché il vero lavaggio lo abbiamo nel nome.
perché come abbiamo detto prima attraverso Ezechiele capitolo 20-18 siamo contaminati da questi idoli che ci hanno portato le religioni, siamo contaminati dalla nostra condotta, perché noi non conosciamo il vero, il mondo oggi, il popolo di Israele, perché questo è un messaggio è per il popolo di Israele, non conosce il loro potere vivente, non conosce il loro Salvatore. Questo è il libro di Isaia capitolo 30 versetto 8. Ora vieni e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivi in un libro, perché rimangano per i giorni futuri per sempre, poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore, che dicono ai veggenti non vedete, e a quelli che hanno visione non ci annunciate visioni di cose vere, diteci cose piacevoli, vedete cosa immaginare. Come dicevo prima, il popolo di Israele vuole essere raccontato le favole, vuole credere alle favole che raccontano le religioni e non vuole ascoltare la verità. Come Yahweh Shem Yahwashai disse vicino a Ezechiele di rendere la nostra faccia dura, la sua faccia dura come il diamante, noi lo stesso facciamo. Rendiamo la nostra faccia, la nostra mente, la nostra testa dura come un diamante per portare questa verità, per andare contro tutti, contro la nostra famiglia, contro il nostro lavoro. La scrittura parla chiaro, Yahweh Shai parla chiaro, cioè nel suo nome noi saremmo stati odiati, nel suo nome si sarebbero divise le famiglie e le persone e le case. Quindi, e noi portiamo testimonianza di questo, portiamo testimonianza del vero potere vivente, il vero Dio di Israele, il Dio della Bibbia, Yahweh, che significa colui che è o colui che esiste, suo figlio Yahweh Shai, che è il Salvatore, e nella Ruach HaKodesh chiamiamo il popolo di Israele, così chiamati negri, latini, taino, indios, nativi indiani di America, e li avvisiamo di ciò che sta per arrivare sul pianeta Terra, sta per arrivare il giudizio. E il giudizio sta per arrivare in tutti quelli che non credono nel vero figlio dell'Altissimo, ok? Questo è il libro di Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 16. Essi non sono del mondo come io sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità, ok? La parola del Padre è verità ed è quello che stiamo spargendo, cercando di far svegliare il popolo. Non possono fare niente contro la verità, ma solo per la verità. Intanto lo posteranno e aprirà gli occhi a tanti altri. Capito? Più che altro non siamo la città di fare foto. Saremo favole davanti alle persone. Quella favola. Tira fuori, perché in questo momento non è il momento di dire parole dolci, ok? Come dice il padre, ha detto a Ezechiele, ok? Non possiamo vedere arrivare pericolo e suonare trombe di dolcezza, no. Come fanno tutti i falsi profeti che sono sparsi in tutto il mondo, ok? Questo periodo è il periodo di dichiarare i peccati del popolo e fargli sapere che il giudizio sta arrivando. Noi non possiamo essere qui a dichiarare amore, pace, saremo degli ingannatori, a differenza di quello che sta facendo la Chiesa, ok? La Bibbia ci ha fatto sapere che dobbiamo dichiarare il peccato del popolo e fargli sapere, è il precetto. Sì, come dici tu, questo è Ecclesiaste capitolo 3 versetto 1, dice: per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo tempo per ogni cosa sotto il cielo, ok? E questo oggi siamo nei tempi del pentimento. Oggi siamo nei tempi del pentimento prima che arrivi il giudizio su questa terra qua. Prima che arriva il giudizio siamo qua a perpentirci di come ci siamo comportati e perché abbiamo abbandonato il Signore. Vuoi che ti do un concetto prima? Questo è Primo Re capitolo 9, versetto 6, dice: ma se voi o i vostri figli vi allontanate da me, se non osservate i miei comandamenti e le leggi che vi ho posti davanti e andate invece a servire altri dei, a prostarvi davanti a loro, io sterminerò Israele dal paese che gli ho dato, rigetterò dalla mia presenza la casa che ho consacrata al mio nome
e Israele sarà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Ed è quello che sta succedendo, perché tutti ci vedono posti qui a insegnare questa verità come ci è stato chiesto di fare, ok? Come ci è stato chiesto di fare, ma è una cosa che fa stupire la gente, ok? Siamo ora i zimbelli del mondo. Infatti, noi non dobbiamo vergognarsi proprio della verità del Padre, perché Yahweh Shai stesso lo ha detto, chi si vergognerà di me, quando tornerò, mi vergognerò di quella persona, ok? Perciò noi non ci disturba niente, infatti abbiamo detto il giorno dell'espiazione che è lo Spirito che ci è stato conferito, la pienezza dello Spirito che ci dà tutto il coraggio di stare qui per insegnare, ok? E tutti ci guardano. Questo è il libro di Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 19. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre Yahweh, del Figlio Yahweh Shai e dello Spirito Santo Ruach HaKodesh, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Ok? Questa età che stiamo vivendo adesso arriverà a una fine, ma è questo che il popolo non vedono, tutti non vedono, credono che questo regno andrà avanti per sempre, credono che i loro investimenti di casa che hanno costruito, tutti i soldi che hanno messo a parte, credono che queste cose li accompagneranno per sempre, ma queste sono delle illusioni che non, senza radice. E questa non è una mossa di saggezza da fare adesso. La mossa più saggia da fare è investire, ok, nello spirito, ok? Noi non investiamo in carne, non investiamo in questo regno verrà distrutto prima o poi. E stiamo vedendo. E coloro che non lo vedono è perché il Padre gli ha ceccato gli occhi, gli ha chiuso le orecchie affinché non possano sentire, affinché non possano vedere, ok? Ma kala l'alia abashemia osai. Tutti lodi al Padre che ci ha aperto gli occhi, ci ha dato lo spirito per imparare, per venire fuori a partecipare in questo gran lavoro. Noi stiamo lavorando adesso e poi il nostro pagamento arriva. Infatti, come ha detto il fratello in Matteo capitolo 28, l'ultimo versetto, al capitolo 19, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Non ha detto questo e non osservare tutte quante. Infatti il fratello diceva non è nient'altro che ci viene chiesto. Ci viene chiesto di insegnare le cose, cioè ci viene detto di insegnare ciò che ha comandato Yahweh Shai. E cos'è che ha comandato Yahweh Shai? Il primo. Cioè, qual è il messaggio principale che il Signore è venuto a portare? Lo leggiamo in Matteo capitolo 4, versetto 17, dice: da quel tempo Yahweh Shai cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ok? Quindi, come diceva il fratello, non abbiamo bisogno di nient'altro per la salvezza, abbiamo bisogno solo di convertirci, di cambiare la nostra vita affinché possiamo trovare misericordia e grazia agli occhi di Yahweh Shai e essere purificati. È beato, come abbiamo letto prima a Salmi capitolo 1, beato l'uomo al quale viene perdonato ogni peccato e viene lavata ogni sua iniquità. Perché come dice il libro dei Romani al capitolo 6, 23, sappiamo che il peccato, il salario, questo è Romani capitolo 6, versetto 23, dice: perché il salario del peccato è la morte. La morte. Quindi ok, se noi non siamo lavati dal peccato, sappiamo che andiamo incontro alla morte. Quindi è per questo che preghiamo e dobbiamo sapere chi preghiamo per essere purificati e per essere lavati dal peccato. E sappiamo che, come ha detto Yahweh Shai, una volta che noi ascoltiamo questa parola e cambiamo, siamo già lavati. Perché? Perché mettiamo in pratica. Lavati da cosa? Lavati prima di tutto dai dii falsi che le religioni e le chiese vi hanno insegnato. Lavati dagli idoli, da questa contaminazione. Lavati dalla condotta. E il motivo è perché sta arrivando il giudizio. Perché, come ho detto prima, arriva il tempo. Siamo nei tempi del pentimento, perché certo, sta arrivando il giudizio su questa terra. Questo è il libro di Pietro, capitolo 3, versetto 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate,
Questo è il Vangelo di Pietro, capitolo 3, versetto 10. Perciò è inutile cercare di investire in un mondo che verrà distrutto a breve. Stiamo vedendo, tutti i paesi si stanno preparando per una terza guerra mondiale. Okay, c'è la Cina, c'è la Russia, si stanno investendo sempre più soldi nei missili nucleari ed è quello che sta dicendo qui. Questo regno, come conosciamo oggi, verrà distrutto con il fuoco. Il fuoco è un elemento purificante. Il Padre ha fatto la stessa cosa all'inizio, distruggendo il mondo con l'acqua, che è sempre un elemento purificante. Okay? E come i giorni di Noè, saranno questi giorni. Okay? Noè era fuori, gridando al popolo che guardate che arriva un diluvio, arriva un diluvio, arriva il giudizio del Padre. Ma tutti lo prendevano in giro, pensavano che non sapeva quello che diceva. All'improvviso è arrivato il diluvio. Il Padre ha ammazzato tante persone. E non è vero che il Padre è tutto amorevole come la Chiesa dichiara. Il Padre è terribile come dice la Bibbia. È conosciuto come Al-Shaddai in ebraico, che vuol dire un Dio terribile. E tutte le nazioni del mondo sanno che il Dio degli ebrei è un Dio terribile. E noi, avendo il timore del Padre, siamo qui, chiamando tutti, venite fuori da queste iniquità, venite fuori da queste menzogne, venite fuori da queste sporcizie, perché arriva il giudizio, ok? Il Padre non è un uomo, non bisogna scherzare con il Padre, ha creato, ok? Ha il potere di dare vita, anche di togliere la vita. Sta arrivando un giudizio pesante su questo regno come conosciamo. Perché questo regno è stabilito da uomini malvagi, ok? Iniziando dal tempo di Alessandro Magno. Leggiamo dal libro di Maccabei, capitolo 1. Ecco perché hanno tentato di eliminare sempre quel libro dalla Bibbia. Ha fatto vedere che questa è la stirpe dei malvagi. Hanno regnato in iniquità, prendendo quello che è giusto, che il Padre dice giusto, girandolo, ok? Hanno fatto una legge contrario a ogni legge che il Padre ha costituito nelle scritture. E come facciamo a vivere in un regno che ci è stato dato un libro, un manuale d'uso? È come comprare una TV o qualsiasi cosa, vengono con dei manuali d'uso, ok? Se non leggi bene questi manuali d'uso non li riesci a usare bene. La stessa cosa come questo pianeta qui. Il Padre ci ha dato il manuale d'uso con le leggi stabiliti nella scrittura. Sono 613 leggi in questo libro qui. Che queste leggi, seguendo queste leggi, sarà un mondo diverso, ok? Ma loro hanno fatto una legge che va contro ogni legge, ecco perché c'è l'inquinazione, c'è lo smog, c'è la distruzione che arriva a breve. L'acqua è inquinata, il cibo è inquinato. Hanno tolto il cibo giusto e vi hanno dato il GMO, ok? Il Padre ha creato certe cose e l'uomo bianco dice no. Faccio la frutta geneticamente modificata, ok? Questo è il regno che volete. Se continua così, guardate che tra 5 anni non sarà più vivo nessuno. Infatti stanno spingendo di brutto di farvi prendere le acque del serpente, ok? Le acque che modificheranno la vostra DNA, ok? La gente è proprio ignorante, la gente non vede. Ed è, l'ha fatto il padre ha messo uno spirito di sonno. What's that scripture that most likely use? Isaiah 9, 6. Okay. Questo è Isaia capitolo 9, versetto... No. 6 forse, capitolo 6, versetto 9. Questo è Isaia capitolo 6, versetto 9, e dice: ed egli disse, va e di a questo popolo, ascoltate sì ma senza capire, guardate sì ma senza discernere, rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi e chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi e non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore e non si converta e non sia guarito. Il Padre ha fatto questo, ha chiuso appostamente gli occhi delle persone e li ha tappato le orecchie affinché non possano vedere, affinché non possano odare, ok? La distruzione sta arrivando, vai, ai precetti, hai cose da dire. Qua vediamo comunque come l'umanità va avanti e non si cura di ciò che sta arrivando, ma perché naturalmente la bestia, la società di oggi, il governo che nella Bibbia è chiamata bestia, vi ha
vi sta distraendo, attraverso le loro telecomunicazioni, vi hanno fatto il lavaggio del cervello attraverso questa pandemia che ha preso il mondo, attraverso tutta questa moltitudine di varianti che vi sta opprimendo la testa. E voi non scusami, a me no, se vuoi fare qui volentieri, però a noi sì, quello puoi riprendere, grazie. Quindi vi distraggono da quella che è la vera situazione reale che vive il pianeta Terra in sé. Gli scienziati, gli esperti che i governi hanno, infatti c'è stato proprio ultimamente un responso dell'ONU che Biden hanno fatto circa tipo un G20 dove hanno detto che la Terra è in allerta rossa, siamo in un punto di non ritorno. Che significa punto di non ritorno? Che non si può rimediare a ciò che l'essere umano ha contaminato il pianeta Terra. Sappiamo, vai a... Questo è il primo Corinzi, capitolo 1, versetto 19. Infatti sia scritto: io farò perire la saggezza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Coloro che il mondo stimano così più intelligenti, saggi di questo regno qui, sono nulla davanti al Padre, ok? La loro sapienza è nulla. Coloro di cui il popolo si affidano, il Padre gli leverà l'intelligenza. Diciamo che, come dici, l'intelligenza dell'uomo è nulla dinanzi all'intelligenza dell'onnipotente, davanti alla cioè l'uomo a oggi crede alla creatura e non al creatore. C'è una sacra scrittura qua che ci testimonia da migliaia di anni ciò che sta accadendo oggi, ciò che è accaduto in passato e ciò che accadrà a breve. Ma naturalmente sta qua la fedeltà. La fedeltà sta la fede, come dice il libro degli Ebrei, capitolo 11, sta nel credere in ciò che non vediamo e certezza di cose che non vediamo. E noi però che speriamo e che conosciamo e ci fidiamo di quello che Yahweh Bashem Yahuashai ci ha lasciato attraverso i suoi servi profeti e attraverso suo figlio Yahawashai, ok? Precetto, questo è il libro di Primo Corinzi, capitolo 3, versetto 19. Perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia. E quindi per questo noi non ci fidiamo degli esseri umani, ma dell'unica cosa che ci fidiamo è dello spirito che Yahweh Bashem ci ha dato, lo spirito che ci permette di dare intendimento alle sacre scritture e non un'interpretazione come fanno ogni religione, ogni culto e ogni come setta, perché le religioni sono sette, loro danno la loro interpretazione, no, invece l'interpretazione della scrittura è una, perché la Sacra Bibbia è il libro del popolo di Israele, è un libro scritto da ebrei per ebrei, è solo il popolo di Israele può comprendere questo libro. E lo ricordiamo, il vero popolo di Israele sono i così chiamati negri, latini, taino, indios e nativi indiani d'America, oppure come me e come altri siamo dispersi in tutto il mondo, perché questa è la maledizione, è la storia, è la profezia che c'è scritta nella Sacra Scrittura. Il popolo di Israele è disperso in tutto il mondo, il Padre l'ha preso come il grano e l'ha lanciato in tutto il mondo. Attraverso la storia e la conoscenza sappiamo che coloro che oggi abitano Israele sono gli Ashkenazi, sono i Kazari, è un'altra razza, è un altro ceppo che discende da Amalek, da Kenaz, Esau, Edom, che sono il così autoproclamato uomo bianco, perché nella Bibbia specifica quando è nato il primo uomo Genesi 25. Senza pigmentazione, ok? Ma quello che a noi interessa portare è questo, è portare la verità, perché senza la conoscenza, se voi siete contaminati, se nel vostro corpo non c'è lo spirito di verità e c'è uno spirito di menzogna, automaticamente siete morti. Perché come ci dice il libro di Giacomo, credo, al capitolo 2, al versetto 26, lo prendo velocemente. Prima che lo prendi, quello che hai detto prima, che i veri figli di Israele sono sparsi, ok? Leggo velocemente questo, poi lo prendi. Questo è il libro di Deuteronomio, capitolo 28, versetto 64. Il Signore ti dispiederà tra tutti i popoli, da una estremità della terra fino all'altra, e là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, e legna e la pietra. E questo che cosa fa? Questo vi uccide lo spirito, questo vi toglie, scusami, se puoi fare qua le foto, però non a noi, però non ti interessa, va bene, Esau farà la sua bella fine. Questo è Giacomo capitolo 2 versetto 26. Infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede
senza le opere è morta. Così ecco come questi esseri umani sono disubbidienti, così pagheranno la loro condanna, ok? Così come sono stati disubbidienti fin dal principio, pagheranno, l'hanno scritta la loro condanna, perché Yahao Bashi Miawashai è giustificato in tutto quello che farà, è giustificato perché ci ha avvisato, ha preparato il mondo a quello che varrà. E chi si sa, e ha mandato suo figlio che è diventato famoso in tutto il mondo. E chi ascolterà suo figlio, chi si convertirà a suo figlio sarà salvato, ma tutti gli altri che non si sono curati di piacere e di camminare secondo le vie che l'Altissimo ci ha comandato saranno condannati. Questo è il libro di Salmi 118, versetto 8. È meglio rifugiarsi nel Signore Yahweh Hashem Yahoshai che confidare nell'uomo. Assolutamente. Qua non ha bisogno di essere spiegata questa frase qua. Di non essere spiegato a questo versetto qua. Questa è verità, questo è l'inganno che il mondo ci ha dato oggi, ok? Quindi riprendendo Giacomo capitolo 2 versetto 26, infatti come il corpo senza lo spirito è morto, e adesso ad oggi non ce l'avete lo spirito, non c'è uno spirito, lo spirito che c'è ad oggi nelle persone è uno spirito mondano, uno spirito corrotto. Corrotto da cosa? Corrotto dai falsi dei che vi hanno dato le religioni e le chiese, è corrotto dal vostro comportamento, dalla condotta. Okay. Questo è il libro di Salmi, capitolo 30, 38, versetto 8. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano, ok? Il Padre ci istruirà, ok? È il Padre che istruisce attraverso lo Spirito Santo, come diceva il fratello, ok? Perciò è inutile mettere proprio il proprio credo su questi uomini. Sono uomini come voi, vengono con diverse filosofie facendovi capire che hanno la soluzione. No! La soluzione ce l'ha il Padre Yahweh Hashem Yahoshai. L'uomo non ha la soluzione, ok? Come lo attiviamo nello Spirito Santo? Come viene attivato in noi? Come Yahweh Hashem Yahoshai, Kalala Yahweh Hashem Yahoshai, Tawada Yahweh Hashem Yahoshai, come noi portiamo testimonianza? Come è stato attivato in noi lo Spirito Santo, Akia? Attraverso nel nome di Yahweh Hashem. E nel nome di Yahweh Hashem. È per questo che siamo stati lavati e siamo stati battezzati nel nome di Yahweh Hashem Yahoshai, perché come dice nel libro degli Atti, il battesimo è nel nome, ok? Il battesimo non è nell'acqua che vi versano un po' di acqua in testa e siete lavati e siete battezzati. Il battesimo è nel nome, il battesimo della verità. Giovanni battezzava con acqua, ma Yahweh Hashem è venuto a battezzare con lo Spirito Santo. Infatti okay? Loro non sono i veri servitori, ok? Ma arriva, questo è il libro di Giovanni capitolo 4 versetto 23. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Il Padre non si adora con la lingua, con la bocca, il Padre si adora in spirito, ok? Con le opere, che poi lo spirito è quello che ci guida alle opere. Le opere attraverso lo spirito. Perciò se non hai lo spirito, se non conosci il nome del Padre, non puoi avere la verità. Sei sviato come uno senza intelletto, ok? Questo è il versetto 24. No, anzi, leggo di nuovo da 23. Ma l'ora viene, anzi è già venuto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Il Padre cerca quei adoratori là, coloro che lo adorano in spirito e in verità, non come dicono le chiese, non come ognuno crede, che basta che fai bene questo e sei salvato. Ok? Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Ok? Il Padre è spirito. Coloro che lo adorano lo devono adorare in spirito e in verità. Ok? Proprio anche quali sono i vostri obiettivi, qual è la vostra aspirazione, qual è il senso della vostra vita. Questo è Colossesi capitolo 3 versetto 1, che dice: se dunque siete stati resuscitati in Yahweh Shai, cercate le cose di lassù, dove Yahweh Shai è seduto alla destra dell'Onnipotente. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, ok? Poiché voi morireste e la vostra vita è nascosta con Yahweh Shai nel potere vivente Yahweh Hashem Yahoshai.
Quindi quando Yahweh Shai, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati nella gloria che il Signore ci ha dato. Fate dunque morire ciò che è in voi di terreno, e questo attraverso la verità dello Spirito Santo facciamo vivere ciò che in noi è in terreno. Finisco qua. Sì, finisci là, che all'epoca. Ok. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. È incredibile che questo mondo vive seguendo tutte queste cose qui che il padre dice di abolire. Cosa ha detto il padre? Di non aspirare, questo è attraverso Paolo, di non aspirare alle cose di qua giù, di quello, okay, di ciò che c'è sulla terra. Ma ognuno ha la sua aspirazione qui. Tutti cercano di creare il proprio regno qui, ok? Tutti stanno bene in questo regno, non vedono la malvagità di questo regno. Il padre dice che un uomo non deve andare con un altro uomo, una donna non deve andare con un'altra donna, ma davanti ai vostri occhi stanno implementando leggi che li sostengono e tutti sono felici, ok? E quindi accompagnando, dando un precetto al precetto di Colossesi capitolo 3 versetto 5, dove dice: fate dunque morire ciò che in voi di terreno, fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e cupidigia. Ha detto anche passione. Le passioni, cane. Hai capito? Ha detto anche passione. Poi c'è un'altra scrittura che dice che il cuore dell'uomo è la più ingannevole, ok? Ti dicono: segui il tuo cuore, segui quello che senti. Questo è il Vangelo di questo mondo qui, ok? Ma la verità non ce l'hanno. Questo è secondo Esdra, capitolo 14, versetto 13, dice: ora dunque metti in ordine la tua casa e riprendi il tuo popolo. Noi credete in Maria? No, non crediamo in Maria. Allora, no, la regina del cielo è un'offesa, è contro la Bibbia. Nella Bibbia c'è scritto che è un'offesa all'Altissimo. Lei è cristiana? Ok, ma dove è scritto nella Bibbia che bisogna adorare la Maria? Dove è scritto? Maria è corredentrice, Maria è la mamma di Gesù. No. Maria è salita in cielo. Questo è il motivo perché siamo qui. Se lei dice che è cristiana, deve credere alla Bibbia. È la Bibbia, ok? L'Antico e il Nuovo Testamento. Infatti crediamo in tutto. Noi stiamo leggendo sia il Nuovo e Antico Testamento, ma in questo libro è importante. Il suo nome non è Gesù. Che il Gesù, suo nome questo qua non è Gesù. È un nome ingannatore. Gesù deriva dal greco e significa Zeus. Salve Zeus. Okay. È un idolo. Ebreo, e l'avete dato un nome coso. Ma dunque. Trino. Dunque, la dico Gesù che. Gesù è uno e trino. Dunque, la dico che nella Bibbia non c'è nessun versetto dove dice di adorare la Maria. Il culto della Maria arriva dall'antichità, quando adoravano la dea Asharoth, ok? E questo racconto lo troviamo nel secondo libro di Re, ok? Questi figli di Israele andavano dietro questi idoli, ok, dell'antichità, degli antichi babilonesi, ok? Si chiamava Asherat. E a giorno d'oggi hanno cercato di incorporare questa bugia nel cristianesimo. Perché che cosa ha fatto Costantinopoli quando è entrato in potere? Non è che ha tolto l'impero pagano, ok? Lui ha preso il cristianesimo e ha preso il pagano e l'ha messo tutto insieme. È quello che ha fatto Costantinopoli. Ma che cosa? Io stavo passando, ho sentito un passaggio. Avete detto sul fatto, cioè, dell'omosessualità che non va bene? Noi portiamo la verità della Bibbia. Noi portiamo la verità. Lei crede nella Bibbia? Allora, può andare, perché noi qua siamo a parlare a chi stiamo crede parlare, nella Bibbia. Stiamo parlando. Non crede, non ce l'abbiamo bisogno di parlare. Allora, questo è il libro, la leggo un versetto. Allora, noi non dobbiamo fare quello che dicono gli uomini. Ma se Dio ci ha creato immagini di somiglianza sua. No, dove è scritto? Sì, ha creato immagini e somiglianza, vero? Questo è. Non potete capire questa scrittura se lo spirito non vi è dato. Rimarrà così, la leggete e leggete. L'immagine e somiglianza. Ma dove c'è scritto nella Bibbia che l'omosessualità è sbagliata? E la tiro fuori subito. Questo è il libro di Levitico, capitolo 20, versetto 13. Dice: se un uomo
ha con un uomo relazione sessuale come si hanno con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole, dovranno essere messi a morte, il loro sangue ricadrà su di loro. È la Bibbia. Ok, non leggiamo dal Corano, questa è la Bibbia. Allora questa Bibbia è come il Corano. Cioè... Perfetto, perfetto, infatti questo è. Loro dichiarano di essere cristiani. Ma sarete tutti quanti condannati da questo libro qua, ok? Sarete condannati. Preparatevi per il giudizio, godetevi quest'altro po' di vita che vi rimane, perché è finita per voi, ok? E vedete, questa è l'ipocrisia di questo mondo qui, ok? Hanno una sorta di santità, dicono di credere nel Padre, dicono di andare in chiesa, ma non credono nelle parole del Padre. Ciò che dice il Padre non credono, ok? Il Padre scrive una cosa, ma loro vogliono imporre i loro sentimenti, quello che credono. Non potete parlare per il Padre, questo sono le sue parole, i suoi giudizi. Coloro che non lo seguono, questo libro sarà come una condanna per loro, ok? E vedi come il popolo al giorno d'oggi, ok? Ma c'è la scrittura che dico, se tu non troverò fede... No, la fede sulla terra, ma infatti sappiamo che questa è per gli eletti. Questa qua è una parola per gli eletti della casa di Israele. E infatti cosa dice il libro di primo Giovanni? Primo Giovanni 3. Primo Giovanni 3, 4, che tiriamo spesso, e dice: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Questo popolo con volontà, con tanta volontà, vogliono fare cose contrarie ai comandamenti del Padre. Con tanta volontà, la legge del Padre li suona proprio. Li è schifo la legge del Padre, ok? Si vergognano del Padre, ok? E noi non siamo qui a dire le cose dolci. E secondo voi, perché hanno messo a morte i discepoli di Yahawashai? Perché hanno messo a morte tutti i discepoli? Secondo te, perché venivano a predicare amore, gentilezza, pace? No, perché stesse cose che stiamo facendo oggi. E era il motivo, la gente non gli suonava bene queste leggi qui, non gli andavano bene queste parole del Padre, allora li hanno messo a morte. Vedi che in questo mondo, quando dici la verità, la gente non ti accetta, la gente ti guarda come chissà cosa. Ma che finisca presto questo mondo, Abad Babal, Abad che Babal. Finisca presto questa corruzione in questo mondo qui. Ho visto che la signora ci ha tirato un po' con il demone. No, il suo fatto, quello che ha fatto, non è una cosa piacevole per noi da vedere, uno che disprezza la legge. Infatti per questo non gliel'avrei neanche letta la legge, l'avrei mandata via e basta. No, ma quello sarà come una testimonianza contro di me. Ma sai quante testimonianze ci hanno contro? Sai quante? Khan, allora... Secondo Esdra, capitolo 14, Vai. Versetto 13, dice: ora dunque metti in ordine la tua casa. Metti in ordine la tua casa. Yahawbash mi ha lasciato attraverso Esdra, ci ha detto: metti ordine nella tua testa, nella tua mente, nel tuo spirito, nel tuo corpo. Perché qual è la casa di Yahawbash mi ha lasciato? Qual è corpo. Il tempio di Yahawbash mi ha lasciato? Il nostro corpo. Metti ordine. Come mettiamo ordine? Togliendoci dalla confusione che Babilonia ci ha dato il suo biberon da bere. La grande confusione ci ha dato Babilonia. Metti ordine nella tua casa e riprendi il tuo popolo, consola quelli che sono in difficoltà e ora rinuncia alla corruzione, ok? Rinunciate alla corruzione, alle filosofie che vi hanno insegnato in questo mondo, alle dottrine sbagliate che le religioni vi hanno ingannato. Questa è rinunciare alla corruzione e mettere ordine, ok? Perché ogni religione vi ha portato la sua filosofia e noi siamo tutti quanti confusi, quindi mettete ordine. Capite queste religioni da dove vengono? Infatti il mondo a giorno d'oggi non vogliono mollare niente, ok? Questo è il libro di Matteo capitolo 6 versetto 22. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il corpo sarà nella tenebre, ok?
Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre? Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona, ok? Non potete dire che state servendo Dio e voler avere i vostri leggi come li volete. Non potete dire che amate Dio e se dice una cosa dite no, io penso questo, io penso l'altro. Questa è ipocrisia alla pienezza, ok? Ed è quello che continuiamo a vedere. Ah, quindi secondo Ezra capitolo 14 versetto 15, versetto 14 Sallachia: lasciate andare i pensieri mortali, gettate via i fardelli dell'uomo, allontana ora la natura debole e metti da parte i pensieri che ti sono più pesanti e affrettati a fuggire da questi tempi, ok? Affrettatevi a mettere da parte i pensieri e gli insegnamenti che i diavoli di questa terra, gli ingannatori, vi hanno dato. Pensate al regno, fuggite da questi tempi, convertitevi e tornate a servire il vero potere vivente, che è Yahweh Bash Miawashai, Proach. Perché tu li stiamo dicendo di avere il timore del Padre, perché loro non sanno cosa sta per arrivare, perché noi siamo dei visionieri, ok? Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 1, versetto 7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, aman. Ok, quei giorni saranno giorni di lamenti e tutti gli occhi lo vedranno. Noi lo stiamo proclamando adesso. La gente dice no, vogliamo la nostra legge, vogliamo... Ma chi cavolo siete? Il padrone del mondo arriverà e quando arriva, arriva con furore e viene a distruggere. Sarà un giorno di lamenti, non è un giorno di festa. Non verrà a condividere le caramelle. Vai. Infatti, al versetto 16 del libro secondo Ezra, capitolo 14, versetto 16, dice: poiché mali ancora più grandi di quelli che hai visto saranno fatti d'ora in poi. E lo stiamo vedendo. Stiamo vedendo quanto il mondo, cioè, con la sua vecchiaia in iniquità, si indebolisce sempre di più e di più. Ok? Versetto 17 dice: poiché guarda quanto il mondo sarà più debole con il passare degli anni, tanto più aumenteranno i mali su coloro che vi abitano. I malvagi si sono aumentati. Come mai? Perché? Anche perché i veri figli di Israele si sono uniti con loro e ognuno è diventato corrotto. Ok? Prendi il libro di Luca 21-24. Ok? Anche i figli di Israele si sono uniti con loro e tutti sono diventati malvagi. Ok? Nessuno vuole seguire più le leggi statuite. Tengono la Bibbia a casa come un libro di decorazione. Li lasciano là, nessuno lo legge. Ok? Questo è Luca capitolo 1, capitolo 21, versetto 24, dice: cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Questo è quello che riguarda i due terzi della casa di Israele. E c'è una distruzione che sta arrivando, ma la gente non lo vede. Questo è Luca capitolo 21 versetto 34 che dice: badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita. E quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sul pianeta Terra. Ok? Questo è il libro di Amos capitolo 5 versetto 18. Anzi, leggo dal versetto 13. Ecco perché i tempi come questi il saggio tace, perché i tempi sono malvagi e arrivano quei tempi che i saggi, i veri saggi, che sono coloro che hanno l'olio, la conoscenza della verità, si taceranno. Ok? Cercate il bene e non il male affinché viviate nel Signore Yahweh Hashem Yahushai. Il potere degli eserciti sia con voi come dite. Odiate il male, amate il bene e nei tribunali stabilite saldamente il dritto.
forse il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe, ok? Il padre vi sta chiamando che dovete scegliere il giusto, ok? Dovete scegliere la giustizia, e la giustizia sono le leggi del padre. Ma il mondo non vuole questa giustizia qui. Versetto 16. Perciò, così dice il Signore Yahweh Hashem Yahweh Shai, Dio degli eserciti, il Signore, in tutte le piazze si farà lamenti e in tutte le strade si dirà, ahimè, ahimè. Si inviteranno i contadini a fare cordoglio e a lamento quelli che conoscono le nenie del lutto. In tutte le vigne si alzeranno lamenti perché io passerò in mezzo a te, dice il Signore, Yahweh Hashem Yahweh Shai. Guai a voi che desiderate il giorno del Signore, che vi aspetta il giorno del Signore, sarà un giorno di tenebre, non di luce, ok? Ed è quello che abbiamo detto prima alla signora, che arriva il giorno di distruzione, cosa ha detto? Che venga, ok? Guai a persone così, che desiderano il giorno del Signore e loro non si trovano puliti con questa verità qui. Questo è il versetto 19, Amos 5, 19. Voi sarete come uno che fugge davanti a un leone e si imbatte in un osso, come uno che entra in casa, appoggia la mano alla parete e lo morde un serpente. Il giorno del Signore non è forse tenebre e non luce, oscurissimo e senza splendore, ok? Il giorno del Signore non è un giorno di luce, non è un giorno di felicità, non è un giorno di festa, è un giorno di distruzione. Coloro che hanno il timore del Padre faranno la sua volontà e lo cercheranno in questo momento che lo si può ancora trovare, ok? Perché la gente non hanno più il timore del Padre perché non lo conoscono, ok? Il Dio che conoscono è il Dio denaro, ok? Come la signora che viene a dirmi che la Madonna, loro hanno una sorta di santità e non sono santi, ok? E grazie al Padre Yahweh Hashem Yahweh Shai Hashem Kodash che ci ha fatto sapere che questa strada che porta alla vita eterna saranno pochi a trovarlo. E questo è l'ennesima prova che ci dà la forza e la fede di andare avanti con questa verità, perché sappiamo che la strada che porterà alla vita eterna è una strada stretta, e larga è quella che porterà alla distruzione. E vedete la folla. Comunque se siamo qua noi e adesso a guardare in faccia il fratello mio Yarayam, mi è venuto questo versetto da prendere. Questo è Salmi capitolo 69 versetto 9, che dice: perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti oltraggia sono caduti su di me. È per questo che noi siamo qua, perché lo zelo di questa causa della casa che ci ha dato il nostro padre onnipotente Yahweh Hashem Yahweh Shai è profanata, è inquinata, è vissuta in modo malvagio. E noi siamo qua ad affrettare i tempi affinché venga presto il Signore Yahweh Shai a stabilire il suo regno, regno che il Padre gli ha dato. Infatti in questo momento sto proprio provando un minimo di quello che hanno provato i profeti che erano prima. Erano frustrati di questo popolo qui perché non gli puoi insegnare niente. Non c'è niente che gli puoi dire. Credono di sapere tutto, ma non hanno fatto nessuna ricerca. Ed è stata una frustrazione insopportabile per i profeti. E anche per questo che è amara questa chiudiamo verità. Con il libro di Salmi. No, va bene. Non siamo mai. No, sto dicendo. Leggiamo. Sì. Comunque, anche se la gente non ci ascolta, anche se passano avanti ignorando, e poi invece al loro padrone, il diavolo, Satana, lo ascoltano. Infatti, come dice Giovanni 8:44, lo tirò velocemente fuori, Yahweh Shai che parla a costoro che non credono e non ascoltano: perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e fate i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di ciò che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna.
questo è il loro padre. Il padre distruggerà tante persone. Ok, come dice, perché non volete ascoltare? Perché non volete ascoltare? Perché siete figli di Satana, di diavolo. Ok? Loro non ascoltano, ma vogliono venirti a insegnare. Ma comunque anche il nostro lavoro, quello che Yahav Bashem Yahashai ci ha chiamato a fare, è questo. Attraverso Paolo, nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 12, dice: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna al quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto una bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Ok? In presenza di molti testimoni, questa. Ed è questo che stiamo facendo. Preghiamo che questa ci venga a contatto per attitudine. Perché in questo momento è il momento di cercare la misericordia dalla parte del Padre. Perché il Padre viene con il furore. Chi è intelligente cercherà proprio la misericordia dalla parte del Padre, pregherà il Padre affinché possa avere la misericordia, perché il Padre torna per distruggere, ok? Torna con un furore. Questo è Isaia capitolo 66, versetto 15, dice: poiché ecco, il Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai verrà nel fuoco e i suoi carri saranno come l'uragano per dare la retribuzione della sua ira furente, per eseguire le sue minacce con fiamme di fuoco. Poiché il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai eserciterà il suo giudizio con fuoco e spada contro ogni carne, e gli uccisi dal Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai saranno molti. Okay. Qui non è detto che tornerà con bollicine a giocare con tutti, torna con un furore a distruggere. Ed è questo il problema con il popolo: non conoscono il Padre. Pensano di conoscere il Padre, ma non lo conoscono. Pensano che è un Padre che torna buono, magari arriva, si siederà in tempo sul tavolo di G20 a discutere con loro. Loro hanno questa visione. Il Padre torna. Se scritto in italiano avremmo capito. Sì, arriva la distruzione. Deve cercare il Signore ora. Perché quando torna. Stiamo parlando in italiano, ok? Sì, ma cammina. Lasciali parlare. Li lasciamo parlare, ok? Ci beffano adesso, arriva il momento che anche noi rideremo, li vedremo, ok? Quando torna la distruzione, quando torna il Padre, vedremo chi è il vero seguitore del Padre. Ma va bene. Questo allora, regno, questo regno è pieno di demoni, gente posseduta. Non verrà niente di quello che racconti tu. Ok, non verrà. Ah, vedi, ha detto non verrà non niente. Non verrà niente di quelle balle che cosa sarà. Qual è la scrittura che abbiamo tirato poi l'altro giorno? Che dicono che non succederà nulla di queste cose. Non è Amos? Ma che fa dei camerieri? Sì, facciamo camerieri, facciamo. E vedi, io lo smetto, se ho detto non lo prego un po', ma lei la scrittura. Allora verrà un mondo nuovo perché la Madonna combatterà. La Madonna, aspetta, la Madonna, questa è gente posseduta di Madonna. La Madonna può andare a cacare proprio sai dove la Madonna può andare a cacare. Ma ti vuoi star zitta? Questo è un grave peccato, ma non so neanche cos'è il peccato. Vedi, il popolo è davvero posseduto da questo demone di Madonna. Questo okay. Glielo dedichiamo alla Signora. Amos capitolo 9, versetto 10. Tutti i peccatori del mio popolo moriranno di spada, essi che dicono la sventura non giungerà fino a noi, non ci toccherà. È quello che ha appena ora detto. Ora io ti dico che se arriva un fulmine, i primi tre che vengono presi siete vedremo, voi. Vedremo. Ma siamo tranquilli che la sua Madonna proprio nessun fulmine ci fa. Non ci fa proprio paura la sua Madonna. Cosa fanno uscire pure Amaro? È un libro di Abacuc 2.3. Abacuc 2.3. E questo, vedete, la gente crede che queste cose non succederanno. E questi hanno una sorta di santità, perché vanno a adorare queste statue, questi idoli, la Madonna, usando la Bibbia, ok? Portando in mano la Bibbia che non conoscono neanche nulla che è scritto dentro. Quando gli fai una domanda, ma dimmi, dove è scritto il nome Madonna? Nella Bibbia. Non c'è, ma io so che c'è un Madoc, che era il dei Filistei. Vai.
Questo è Abacuc capitolo 2, versetto 2, dice: il Signore Yahweh Bashem Yahwashai mi rispose: scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità. Perché si legge con facilità. Le tavole sono questi libri che abbiamo in mano. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Questa è la promessa che Yahweh Bashem Yahwashai ha fatto al suo popolo. Okay. Ok, c'è la scrittura che dice che la terra passerà, ma le mie parole rimarranno. Ok? Qualunque cosa è scritto in questo libro verrà a passare. Li stiamo vedendo perché siamo dei visionieri. Tutti lodi al Padre Yahweh Bashem Yahwashai. Non si può conoscere questa verità senza avere visione. Il popolo è privo di visione, ecco perché non vede niente. Ecco perché non crede che questa cosa può succedere. È un regno che proprio oggi, forse è il giorno di cui la sento che deve andare proprio in distruzione di più. Perché vedendo questa folla, è una folla che serve a niente. Questa è la nostra testimonianza davanti a nostro, a tanti testimoni, okay? Perché così non potranno dire di non essere passati e di non aver ascoltato l'avvertimento. Che cosa succede nella corte di giudizio, nel tribunale, se uno commette un crimine? Va portati davanti ai giudici, i giudici lo leggono, la legge che guarda, hai fatto questo, è contrario a questa legge, e poi dopo viene giudicato, ok? Alcuni per vita in prigione, alcuni, ed è quello che stiamo facendo, noi siamo i giudici, ora stiamo aprendo i libri, facendolo vedere che avete fatto questo è il tuo errore, poi torna in giudizio, Yahweh, Bashem Yahwashai. Ma lo dice la scrittura quando arriverà questo momento? Questo è capitolo Apocalisse, capitolo 20, versetto 11, dice: poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Quindi è normale che bisogna avere il libro della legge, e in base a questo libro della legge noi veniamo giudicati. Perché in questo libro c'è scritta la verità. In questo libro c'è scritto che il Signore è di colore scuro. Questo c'è scritto in questo libro qua. Questo è il libro della verità, non è che viene da noi questa verità, non è che ce lo siamo inventati noi questo, non è che noi abbiamo detto qua, prendiamo dalla Sacra Scrittura. Dalla Sacra Scrittura c'è scritto il Signore. Dunque, quel libro che dice che il mio popolo perisce per la mancanza di sapienza. Osea, capitolo 4, versetto 6. Libro di Osea, capitolo 4, versetto 6. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio sacerdote, perché tu hai dimenticato la legge del tuo potere, Yahweh Bashem Yahwashai. Stanno rifiutando il libro della legge. Quando li presentiamo dicono che no, non può essere. Puoi buttare via quel libro là, non credono nel libro della legge, ma verranno giudicati ognuno di loro attraverso questo libro della legge. Ok? Il padre non è beffato. Ora beffano, guarda questi uomini qua, guarda tutti senza vita, cavolo, dei zombie che camminano. Ma io dico, cala la laglia roba asceme che ci ha dato a noi, lo spirito, per fare questo. Cosa? Ma riesci a vedere? Oggi ho visto cose pazzesco. Cioè tutti qua, nessuno dice che almeno hai visto il demone di Madonna comunque come segue le stelle. Ma questo è un demone. Ma questo qua è un cavolo, se non è un demone. Qua ci troviamo, ma questo forse Giobbe capitolo 9 versetto 24: la terra è data in balia dei malvagi. I malvagi hanno portato il loro Dio. Hanno predicato il loro Dio, hanno spinto questa cazzo di Madonna, hanno spinto il nome falso di Gesù Cristo. Questo è. Che cosa ti aspetta? Il popolo crede in cose incredule. Crede. Sì, bravo. C'è la scrittura che dice i malvagi non capiranno.
Ma questo è Romani, capitolo 11, versetto 7. Vai, dice, vai. Che dunque quello che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre l'hanno ottenuto gli eletti, e gli altri sono stati induriti. Gli altri sono stati induriti, come è scritto, ha dato occhi, ha dato uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire fino a questo giorno. Ok, quindi il Padre gli ha dato occhi per non vedere e ha dato un torpore affinché non possano ricevere questo. Perché vedi, infatti la scrittura dice che molti saranno gli uccisi del Padre Yahweh Shai. Il Padre ucciderà molte persone. Può non fare la foto per favore? Grazie, no, diciamo solo che non basta, non può fare le foto a noi. Se vuole fare le foto, va bene, grazie. 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 Ok, salve. Dunque, coloro che sono saggi adesso cercheranno il giusto rifugio, ok? E vedete, io sto vedendo la stessa cosa più o meno, pensando cosa avrebbe passato un Noè quando predicava che arrivava un diluvio. Tutti lo prendevano, chissà che cosa che l'avranno detto. Questo sei ubriaco, sei matto, non sai cosa stai dicendo. E tutti erano, cosa ha detto? Erano salvati solamente 8 persone. Pensa, in tutto il popolo erano salvate solamente 8 persone. Ma questa volta il Padre ci dà la misericordia. Quei 8 li ha fatto diventare un 144 e un terzo della casa di Israele. Ma per pensare in tutto il mondo è arrivato un diluvio e solamente 8 persone erano salvi. Tutti gli altri credevano a ciò che volevano credere, alle Madonne, alle filosofie, alle statue di Cristo Serapis. Infatti, come dice Efesini capitolo 2 versetto 8, infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. Ok, quindi è per la grazia che noi veniamo salvati mediante la fede. Però se avere almeno la conoscenza di chi abbiamo la fede. La fede è credere in ciò che non vediamo. A chi è che crediamo? A chi crediamo? A quelli che ci hanno presentato le religioni? A chi crediamo? A quelli che gli uomini ci hanno presentato come i loro dei? A chi crediamo? Ai dei falsi che ci hanno presentato i diavoli? No, noi crediamo nel Dio della Bibbia, in Yahweh Bashem, Yahweh Shai, e in suo figlio, nostro Salvatore Yahweh Shai. Questo è il libro di Giovanni capitolo 14 versetto 6. Yahweh Shai gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Qui non vedo scritto la Madonna, non vedo scritto altro. Ok? Yahweh Shai è la verità e la via. Nessuno arriva al Padre se non per mezzo di lui. Non lo so da dove hanno introdotto la Madonna e tutto il resto. Dove è anche quella scrittura che dice la porta per le pecore, non la porta stretta. Ok, le mie pecore sentono le mie voci. No, però là dove dice vicino alle pecore, sì, entrate per la porta stretta, si trova poi ce n'è un'altra. Stai parlando di quello di Esdra? No, lo stavo sempre in Giovanni. Va bene, comunque questo è Giovanni capitolo 8 versetto 32, dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi noi attraverso il battesimo nel nome del Padre Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Kukakudash, siamo stati liberati dai demoni e dagli spiriti mondani, da ciò, dalle filosofie, dalle dottrine e dagli insegnamenti che questo mondo malvagio ci ha dato. Andiamo a prendere il libro di Salmi 91 là. Vai. Questo è Salmi, capitolo 91, siamo dal versetto 1. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Qual è il riparo dell'Altissimo? Questo lo diciamo sempre. Dice, no, c'è un'altra versione che dice il luogo segreto del Padre Altissimo, ok? Perché questa verità è un segreto, ok? Ecco perché c'è scritto che pochi troveranno questa strada, e la strada è angusta, ok? E la maggior parte del popolo entreranno nella strada che porta alla distruzione, ok? Questa verità è un segreto ed è data a pochi, ok?
e in quei giorni che arriverà la distruzione ci dimoriremo, questa verità sarà come un rifugio per noi. Cioè, questa verità e questa conoscenza sarà la stabilità dell'uomo, come dice Isaia 33:6. Questo è il versetto 2, dice: io dico al Signore Yahweh Bashem, Yahweh Shai, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio potere in cui confido. Yahweh Shai, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, sono loro i nostri rifugi. Non vedo dove c'è la Madonna in mezzo, non vedo dove c'è altro, ok? Non vedo dove c'è il Papa o chiunque o i santini, ok? O chi confida nei propri soldi, nelle proprie ricchezze, in se stesso. Chi confida nella carne. Chi confida nella scienza. Certo. Vai. Versetto 13. Certo, egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. La peste micidiale è quello che sta arrivando, è la distruzione finale, ok? La gente ride adesso, che ridete adesso che potete, ma arriva una distruzione e vi vedremo piangere pieni di furore e terrore, che il padre Yahweh Shem Yahweh Shai è terribile, ok? Coloro che possono ridere adesso possono ridere, noi siamo sobri, stiamo pregando affinché il padre può venirci a levare via da questo regno di iniquità. Quando versetto 13, certo egli ti libererà dal laccio del cacciatore. Qual è il cacciatore? Il cacciatore è Esau, Edom, che ci sta dando la caccia, sta dando la caccia al nostro spirito. Infatti sta dando la caccia adesso a coloro che non prendono le acque del serpente. La peste micidiale, praticamente, che questo versetto va a prendere. Cioè, senza nessuno al di fuori di Yahweh Bashem Yahweh Shai ci può salvare da ciò che sta arrivando. Nessuno. Non vi salverà né il vostro lavoro, non ha il potere di salvarvi il vostro lavoro, né se dovete perdere quindi il vostro lavoro per seguire la verità di Yahweh Bashem Yahweh Shai, perdilo. Ok, se dobbiamo perdere questo lavoro lo perderemo. Nessuna donna vi va a salvare, nessuna moglie vi va a salvare. Quindi se dovete perdere la moglie o la donna per questa verità, per camminare nella verità di Yahweh Bashem Yahweh Shai, perdetela. La scrittura dice: coloro che cercano di salvare la propria vita lo perderanno, e coloro che perdono la propria vita per causa mia lo ritroveranno. Perché l'unico che ti libera da qualsiasi da qualsiasi disgrazia, chi è? È l'autore della disgrazia, perché Yahweh Bashem Yahweh Shai è lui che manda la disgrazia. Quindi chi è che ti può liberare dalla disgrazia se non colui che la manda? Ok, quindi se dobbiamo perdere qualsiasi cosa, come ha fatto Yahweh Shai, che ha perso la sua vita per noi, anche noi siamo pronti a perdere qualsiasi cosa per la verità e per ciò che sta arrivando, per la fede, la fedeltà in questa verità. Quindi Akiam, state diligenti, state fedeli, state attaccati alla parola santa, alla sacra scrittura, la nostra eredità, all'eredità del popolo di Israele. Perché Il periodo della gran prova sta arrivando, è facile dire, ma ora la gran prova sta arrivando e arriverà prima di tutto a ognuno di noi che conosciamo questa verità, che crediamo di seguire il padre Yahweh Shem Yahweh Shai. Ora il padre vede come reagiremo, se magari ci prenderemo sotto perdendo il lavoro, perdendo la casa e guardando dietro come la moglie di Lot. Sì, qui, se non avremo da mangiare e da bere, ricordatevi gli esempi. Per questo abbiamo bisogno della Sacra Scrittura, perché abbiamo l'esempio di suo figlio e abbiamo l'esempio dei suoi servi profeti, ciò che hanno passato per essere fedeli e rimanere fedeli a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Sofferenza, la sofferenza prima della gloria. Quindi prepariamoci alla sofferenza che sta arrivando e prepariamoci nello spirito di Yahweh Bashem Yahweh Shai, come Yahweh Shai si è preparato, ok? Sapendo quello che ci aspetta dopo. Come dice il libro di Isaia 33, la sapienza sarà la stabilità dei vostri tempi, ok? Chiudiamo con il libro di... Dai, chiudi con un versetto veloce che sta diventando importante. I fratelli hanno fatto il video.
Chiudiamo con un versetto. Questo è Efesini capitolo 2 versetto 8. Infatti è per grazia che siete salvati mediante la fede. E ricordiamo come dice Giacomo, versetto 2 capitolo 26, come il corpo senza lo spirito è morta, così la fede senza le opere è morta. Quindi quali sono le opere? Le opere sono credere in Yahweh Hashem Yahushai, servirlo attraverso i comandamenti e stare stretti alla parola di Yahweh Hashem Yahushai. Soprattutto venire fuori dalle filosofie mondane, venire fuori dai propri carrieri e robe varie che cercate in questo mondo qui, e pregate affinché il Padre possa avere misericordia su di voi. Questa è la preghiera da fare in questo periodo qui, ok? Detto questo, speriamo che questa lezione sia stata edificante a coloro a chi è rivolto, ok? E vogliamo dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahawa Bashem, Yahawashai Bashem Ukakudash. I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, sparsi nei quattro punti della terra. Ok, la salvezza è vicino, rimanete saldi come i soldati fino alla fine, ok? E avrete una corona dal Yahweh Shai, nostro Salvatore. Alla prossima, Shalom. Shalom.